Zero Emission Rome 2011, siamo nell'area dedicata a Eolica Expo Mediterranean insieme a Roberto Frassine di Asso Compositi, che ha organizzato proprio qui a Zero Emission Rome un workshop molto particolare. Di cosa si tratta? Noi realizzeremo dal vivo una pala eolica di medie dimensioni partendo dalla progettazione della pala stessa per poi parlare di allestimento delle attrezzature. E questo concluderà la prima giornata. Nella seconda giornata abbiamo invece la produzione della pala vera e propria, partendo dalla laminazione dei tessuti di rinforzo fino all'infusione della resina sottovuoto, e l'ultimo giorno estrarremo la pala prodotta con questa tecnologia dallo stampo per assemblarla con adesivi e poi sottoporla a dei controlli di qualità, e parleremo per concludere anche della riparazione di queste pale, sia dal punto di vista delle pale appena prodotte che presentino dei difetti, sia invece per quanto riguarda le pale installate. A chi è rivolto questo workshop? Questo workshop è rivolto a tutti gli operatori del settore, ovviamente essendo un workshop tecnico, soprattutto a tutte quelle persone che vogliono capire di più di come vengono prodotte e di quali materiali sono costituiti questi oggetti, che sono molto importanti per la produzione di energia eolica, ma anche a semplici curiosi che vogliono sapere di più sulla energia eolica dal punto di vista dei materiali impiegati. Quali sono le iniziative in programma per Asso Compositi nell'immediato futuro? Noi abbiamo ogni anno diversi eventi che si svolgono in diversi periodi dell'anno. Nei primi mesi dell'anno, tipicamente in primavera, organizziamo il nostro convegno nazionale. Quest'anno abbiamo avuto un convegno che è durato due giornate con più di 300 partecipanti. Si è tenuto in primavera al Politecnico di Milano, ne organizzeremo un altro nel 2012. E poi la partecipazione alle fiere: noi contiamo di tornare a Eolica l'anno prossimo con una dimostrazione su un oggetto più grande di quello che abbiamo realizzato in queste giornate. E poi giornate di approfondimento tecnico, e una sarà senz'altro sulla progettazione con metodi basati su elementi finiti, quindi metodi di calcolo digitali per la progettazione con i materiali compositi. Per chi volesse contattarvi o trovarvi, come può farlo? Noi siamo un'associazione delle imprese del settore dei materiali compositi, quindi abbiamo come compito istituzionale quello di diffondere e promuovere la cultura dei materiali compositi, quindi dando informazioni sulle loro caratteristiche e sui metodi di produzione, e anche di mettere in contatto clienti e fornitori in modo da attivare un processo anche virtuoso per le aziende che operano in questo comparto. Per tutte queste necessità la nostra segreteria è a disposizione e il pubblico può trovare tutte le informazioni sul nostro sito web www.assocompositi.it.